In questi giorni Albano Carrisi è spesso finito al centro della scena per le vicende con Romina oppure con Loredana. No, si parla di ben altre cose più importanti. Ecco di che cosa è accusato il cantante. La vita sentimentale di Albano Carrisi è sempre stata molto interessante. Questo perché l'uomo ha avuto un'importantissima storia d'amore con Romina Power, la quale gli ha permesso di diventare padre di ben 4 figli. Dopo la fine del loro matrimonio, Albano ha avuto una seconda possibilità dalla vita. Ha infatti conosciuto Loredana Lecciso, verso la quale ha subito provato un fortissimo colpo di fulmine. I due stanno insieme da molti anni e sono genitori di 2 ragazzi. Pare però che fra Loredana e Albano le cose vadano bene solo in apparenza, o almeno questo è quello che sostiene l'amante di Albano. Qualche ora fa, infatti, Patricia Donoso, un'avvocatessa spagnola di grande popolarità, ha dichiarato di essere stata l'amante di Albano Carrisi per almeno 3 anni. I due si sarebbero incontrati in gran segreto e avrebbero deciso di non divulgare dettagli sulla loro relazione privata. Ovviamente il cantante ha subito querelato la donna, che però ha dichiarato di non essere spaventata da niente e da nessuno, in quanto è decisa nel portare a termine la propria battaglia. Se la storia dell'amante non era già abbastanza pericolosa a mettere il dito nella piaga, ci ha pensato il presentatore iberico Kiko Hernanes. Anche questo si è infatti scagliato contro Albano, dichiarando di come lo stesso sia in debito con lui di circa 30.000 euro dal 2009. Pare inoltre che l'avvocato dello stesso abbia più volte sollecitato Carrisi nel pagare il suo debito. Ma che, nonostante questo, il cantautore di Cellino San Marco abbia sempre fatto orecchie da mercante. Anche in questo caso Albano ha insistito per dichiarare il suo punto di vista, querelando nuovamente il conduttore e negando ogni debito verso terzi. A quanto pare però, il conduttore spagnolo non ha nessuna intenzione di far cadere questa accusa, dichiarando come Albano farebbe meglio a pagare i suoi debiti, anziché pagare gli avvocati per presentare nuove querele. Albano quindi riesce ad essere popolare anche all'estero, soprattutto in Spagna dove, in questi giorni, risulta essere uno degli uomini più chiacchierati di sempre. Ovviamente risulta molto difficile conoscere la verità, in quanto le due personalità spagnole potrebbero essersi messe d'accordo per tentare di estorcere dei fondi al cantante pugliese. Allo stesso tempo potremmo dire che Albano ha avuto qualche scappatella e non ha mai portato a termine il pagamento di debiti del passato. In ogni caso solo loro sanno la verità, mentre gli altri possono solo sostenere tutte le ipotesi al riguardo. Secondo voi Albano Carrisi è dalla parte del torto, oppure il famosissimo cantante di Cellino San Marco riuscirà a dimostrare a tutti la sua innocenza rispetto a quanto sostenuto da questi due personaggi televisivi? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.